Morgan non ha accettato attualmente quello che gli abbiamo proposto. È convinto che se parla con voi, voi cambierete idea. E a riguardo di questo, domani vuol venire. Cerco di spiegare quello che è il mio punto di vista. Io non voglio impedire l'ingresso a Morgan, perché penso che... Io oggi ho aspettato tutto il giorno insieme a voi che venisse, non è venuto. Domani non so che ora arriverà, noi inizieremo a lavorare sugli altri pezzi, faremo le cose nostre. Comunque faremo la nostra giornata. Quando lui arriverà, come oggi è venuto a parlarvi il suo collaboratore, verrà a parlarvi lui. Ragazzi, siete ancora liberi assolutamente di cambiare idea se volete ritornare a lavorare con Morgan. Assolutamente no. Ecco, non vivetela come una pressione il fatto che lui venga, ma come un tentativo da parte sua che tutto sia come prima. Certo. Non è nient'altro che questo. Però cerchiamo di veramente, senza alcun problema, siamo tutti a disposizione vostra, eh? Quindi se voi cambiate idea non pensate di non poterlo fare. Possiamo avere qualcuno quando c'è qua Morgan? Sì, viene, ma è certo, perché se inizia a insultare noi siamo lì. Ok. Domani viene o Fabio o Mauro lì, o tutte e due. Ok. Ma è obbligatorio parlarci? Sai Mike, alla fine secondo me è la cosa più giusta e civile. Perché io lo aspettavo domenica sera e oggi. Lo so, ma diglielo. Lo aspettavamo tutti. Ma su domenica sera, non, dopo la puntata, non è mai venuto, ma il giorno dopo ha detto sempre che veniva. Però siccome sai parlare, certo, perfettamente, e sai farti spiegare, e sai spiegarti e spiegare tutto, con pacatezza, senza litigio, no? Dici il tuo punto di vista, Shady dice il suo, Sebastian dice il suo, con tranquillità.